Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Ritorno in spiaggia. Oggi invece andiamo con Marty al salvataggio. Oddio, è un ragno quello. Mortino, senti, non posso lasciare l'isola senza Alex e ho poco tempo. Puoi spiegarmi il modo più veloce per raggiungerlo? Come se sapesse dov'è. Hai provato la via dei respi? Mi porterà rapidamente da Alex? No! Oh no! Anzi, ecco. È una strada lunga e piena di rospi, a centinaia! Oppure ci sarebbe il passaggio delle mele, se ti piacciono le mele! Non me ne importa nulla dei rospi o delle mele! Sto cercando Alex, il mio amico, il leone! Devi concentrarti, Mortino! Esiste un percorso veloce? No! Se vuoi arrivare il prima possibile, temo che dovrai percorrere la pista senza speranze di ritorno. Laggiù. Ma poi chi ha fatto i cartelli? Beh, il nome è ingannevole. In realtà, più che una pista, è un sentiero. Non Oddio. È questo il punto. E sarei contento di sapere che non ci sono né mele né rospi. Allora credo che farò un tentativo con la pista senza speranze di ritorno. E vai! Andiamo, Mortino! No, non viene? Craccate, 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 crack! Sembra un percorso molto difficile! Per trovare Alex in tempo, la velocità è essenziale! Raggiungi le mete in fretta, altrimenti... potresti non trovarmi più lì! Cosa vuoi dire? Hai qualche impegno per la serata? Mortino? Mortino? No, ma le altre creature della giungla potrebbero avere in programma di mangiare piccoli animali indifesi che si muovono troppo piano! Ho capito! Capito, cercherò di muovermi! Ecco, appunto. Oh no! Merda! Devo ricordarmi che il doppio salto di Marty è un... cavolo di... Sì, no, ma non prendo a calci i fiori, ma questi mi sembrano speciali. A saperlo prima prendevo a calcio anche l'altro, quello che ho visto prima. Vai, scivola. Prendi i calci fiori, Marty. Non ci servono i soldi, però... Già che ci sia... Aia, che dolore. Vai via. Stupidi ragni. Stupidi incapaci di nome Kronk. Che offesa. E vuoi che ti dica la verità? I tuoi sformati di sas mi fanno schifo. Schifo. Ah, queste sono citazioni di altri film, non neanche DreamWorks ma Disney. Però, beh, io adoro Hey, Marty, le foglie dell'imperatore. Ho trovato l'entrata di una caverna. Sì, ho visto. Dici e ho anche che perso dobbiamo dei entrare soldi. Nella caverna? Wow, ho avuto esattamente la stessa idea. C'è molta sinergia tra noi. La senti? Sì, e mi fa una gran paura. Entriamo. Oh, Dio mio, Mortino. In questo film è più divertente che... Cioè, in questo Mortino, gioco è più divertente che nel film. E ora? Ehi là! Non ho potuto evitare di ascoltarvi. Vi serve una strada che attraversi questa zona. Esatto. E io credo di potervela aprire. Però ho bisogno di vitamine. Allora cosa possiamo fare per te? Andare in farmacia e prendere un po' di B12? Cos'è il B12? Cos'è la farmacia? Io sto parlando di frutta. Quest'albero è pieno di frutti. Ma il raggio continua a farli cadere. Ho provato a saltare sui funghi per afferrare i frutti prima che cadessero e si spiaccicassero. Ma sembra che il mio pancione non mi permetta di raggiungere alte quote. Interessante. Mortino, quindi tocca a te. Hai bisogno di un animale abbastanza piccolo da rimbalzare verso l'alto e afferrare i frutti prima che tocchino terra? Ehi, Mortino, ne conosci qualcuno? Beh, non saprei. Oh, parli di me, vero? No, parlo di quell'animale da pelliccia dall'aria disgustosamente simpatica che ho davanti. Presto, c'è poco tempo. Oh, attenzione ai frutti durian. Li odio, come molta altra gente. Quelli esplodono. Ciliegie, lime, arance, banane e... Oh, anche una mela o due. Vabbè, tutto quello che trovo tranne i durian in pratica, va bene.
Vai, Mortino! Ah, tanto non serve che salto, eh? Oh, cavolo, aspetta. Devo raccogliere 30 frutti, eh? Oh, attenzione, Mortino! Mortino! No! Stai sbagliando tutto! Ma va, ma davvero? Devi prendere i frutti! Ma chi l'avrebbe mai detto? È un po' difficile vedere dove sono i ragni, sai com'è? Se almeno... E che cazzo però i durian! Se almeno mi indicassero dov'è... Ma porca... Oh, ma di tutti i punti in cui potevo rimbalzare contro il ragno sono finito? Ma che davvero? Cioè, il durian poteva sbalzarmi veramente dovunque. Mi ha sbalzato direttamente contro il ragno. L'ha fatto apposta. Riproviamoci. Allora, credo che schiacciando X possiamo saltare più in alto. Poi, per prendere le mele, devi riuscire a prenderle mentre cadono e non mentre cadi. Tu, attenzione al ragno. Ecco fatto. Eccolo lì, ho preso la mela almeno, dai. Almeno è qualcosa. Avrò preso anche il durian, però vabbè. Ma i durian perché esplodono? Non l'ho capito sta cosa, cioè... Va bene che puzzano di gas come frutto, però non è che son delle bombe. E niente, per fortuna abbiamo preso il magnetismo. E ho trovato una mela e ho anche superato il record. Dai, ora devo solo stare attento. Ora devo solo fare attenzione a non prendere niente che mi possa far danno. Ok, aspetta. Bravo, Mortino. Mortino! Il record, Mortino! Tutto volante. Che a vederlo così, Mortino sembra quasi uno scoiattolo volante più che un lemure, però... Ce l'ho fatta! Quasi non riesco a crederci! Neanche io. Ok, Facocero, ora devi fare la tua parte. Eh? Ah, sì, certo. Ah, vero, giusto. Guarda. Per un attimo mi aspettavo ci scorreggiasse contro il sasso. Chissà se la musica è giusto che sia qui o no. Questo è tutto? Hai solo spinto una roccia? Questo non era un vicolo cieco. Avrei proprio voglia di prenderti a calci nel... E il tuo amico? Non dovevi andare da qualche parte? Già. Sì, infatti. Stavolta ti è andata bene. Oh no, le rapide! Oh cielo, sono le grandi rapide di Flaggendorf, scoperte da Hans Flaggendorf, che purtroppo è rimasto ucciso dopo un brutto incidente. Fantastico, avevamo giusto bisogno di altri rischi. No, no, queste rapide non sono affatto pericolose. No. Hans Flaggendorf ha fatto solo una cosa molto stupida. Ovvero? Si è lanciato giù da un veicolo e però ha preso fuoco ed è esploso. Ma... Quindi, ha detto davvero che esplose con una macchina? Flaggendorf, non ci succederà nulla? Assolutamente! E puoi anche sfruttare i getti naturali per guadagnare velocità mentre scendi. Guarda, è facile! Devi solo lasciarti cadere! La prossima volta mi informerò meglio prima di tornare in libertà. Beh, sarebbe utile, Marty, eh. Ma io devo raggiungere Mortino o è solo il timer Mortino in questo momento? Ma io posso saltare? Non credo. Non credo di poter saltare. Cioè, c'è il salto automatico, ma in vari momenti. Mamma mia, quante poche monete che abbiamo preso. Vai. Bravo, Marty. Prendi tutte le Rapidash. No, le rapide. Ma ora voglio solo distruggere tutto. All'inizio mi piaceva. Mamma mia. È bello che comunque ti fanno capire che non gliene frega più niente ormai della libertà. Ma io devo raggiungere Mortino? O è solo un timer? Non l'ho capito. Ah no, siamo arrivati, dai. Ehi, Mortino, che guarda, culo. L'entrata di un'altra caverna. Già, dovevano chiamarla pista senza speranze di ritorno senza vedere molte caverne. Oh, buona questa. Infatti, ci sono molte caverne e...
Sì, l'ho capita. Ora vediamo di muoverci, Certo, l'ho pensato anch'io. Tra noi continua ad esserci una grande sinergia. È più divertente in questo gioco che nel film, Mortino, però, Dai. Oh no, la tana dei ragni. Come sei Mortino, arrivato lì? Come hai fatto a finire qua giù? Esatto. Noi eravamo praticamente spalla a spalla. Esigenze di copione, Marty. Ora non staccarti da me. Devi soltanto attraversare questa pericolosa zona di caverne di ragni. Poi potremo raggiungere il prossimo Secondo me vettore. Si sono scherzati e hanno detto: ma ascolta, si facciamo. Finita la sinergia. Facciamo sto livello. Io odio i ragni. Non ho più idee, ascolta. Come ci mettiamo? Il doppio salto del cazzo. Come ci mettiamo Mortino lì? Ma sì, ascolta, diciamo, rompiamo la quarta parete e gli facciamo dire che ci è arrivato per esigenze. Ma... Oh, aspetta, il durian potrò usarlo? Brutto cattivo! Sì, posso usarlo, ma non ha funzionato. Attenzione. Pezzo di merda. Non posso credere di aver portato i miei migliori amici in un posto simile. Beh, in realtà non è che li hai portati proprio tu, diciamo che vi è andata male. Vi è andata un po' male, visto che bombe fetenti in arrivo! I pinguini vi hanno rubato la barca dove eravate sopra. Ma non è colpa vostra, Marty. Sto doppio salto del cazzo. Allora, meno male che abbiamo il magnete, anche se abbiamo raccolto veramente un cazzo di monete in questo livello. Dai, ancora uno. Brutto cattivo. Preso. Allora, Mortino è lì. Qua ci sono un po' di monete nascoste dietro a questa roccia che per fortuna esiste il magnete. Ehi Marty, eccomi credo qua. Di sapere dov'è Alex. E dall'altra parte di queste caverne tu devi solo... Preso. Oh no! Ma cosa? Il coccodrillo! Oh no, un altro giro nelle rapide, no! Ehi, restituiscimi il mio piccolo amico. Mi serve per trovare il mio amico più grande. E non credo che avrai voglia di combattere ancora. Ah, sì. L'ultima volta che ci siamo visti sono stato sconfitto. È vero. Stavolta proverò qualcosa di nuovo. Mi metto un Mortino in bocca. No. Quello non è in bocca, è nello stomaco. Sono veloce a muovermi. Cerca di raggiungere più in fretta che puoi il fondo di questa discesa. Io farò lo stesso. Chi arriva primo ha il diritto di mangiare Mortino. Ma io non lo voglio mangiare. Dicono che sappia di pollo. Via. Ma come fai a sapere cos'è un pollo? Che vivi in mezzo alla giungla. Ma lui cammina. Lui cammina sull'acqua. È il Gesù dei coccodrilli. Ma ci sono anche i buchi. Dio mio. E non posso saltare. Dio mio. Ma lui corre sull'acqua, ma lui è un livello superiore di Gesù, dai! Mi spiace molto. Gesù ci camminava solamente, lui ci corre. Ecco fatto. Devo fare un po' di attenzione. Eh no, mi ha superato di nuovo, bastardo. Aia, che dolore! Ma dai, ma non ha saltato! Ma che palle! Per fortuna che ci sono dei checkpoint ogni tanto. Troppo lento. Grazie. Tu corri. Tu corri sull'acqua. Io ci scivolo solamente. Poi se anche il gioco è stronzo che mi fa saltare male, mica è colpa mia. Oh sì! Che culo! Che culo, maledizione! Dobbiamo prendere tutti i dash, se no... Merda! È un po' difficile muoversi sull'acqua, Vai via! Hai ho vinto io! La discesa. Manterrò la parola e ti Bravo. Restituirò Mortino. Dovremmo batterci al meglio delle tre discese. No! No! Mi hai salvato! Di nuovo! Deve essere terribile trovarsi nelle fauci di quel coccodrillo. In realtà no, sono finito in fauci, ben più in ospitali. Va bene. Allora, sai dove trovare Alex? Sì! Sì! Devi soltanto buttarti in quel vortice! Cosa?
Mortino, dimmi che stai scherzando. Anche se sopravvivessi al vortice, non arriverei da nessuna parte, tranne forse sul fondo dell'oceano. No, funziona! Fidati di me! Fidati! Tu sei stancato di attraversare caverne? Bene, il vortice è molto più eccitante. Devi solo saltarci dentro ed avere i pensieri positivi. Alla fine non è una cosa più strampalata di tutte le altre che ho fatto in questo posto insensato. Beh... Va bene. Alex, sto arrivando! Mamma mia, ma neanche l'inizio di Dark Souls 2 c'aveva sto vortice così enorme. Santo cielo. È finito a Drangleic adesso, Marty. Nuovo livello sbloccato. La battaglia finale. La battaglia contro il re dei fossa. Questa è una cosa che a me ha fatto strano, devo dirlo sinceramente, quando l'ho visto la prima volta, perché, piccola parentesi, io ho giocato prima il gioco di vedere il film. Erano tempi strani. E quando ho visto il film ho detto, ma non c'è il re dei fossa nel film, oh no! Poi ho capito esigenze di gameplay. Consuetudine solita di venire qui dopo che finiamo un livello, ma ormai c'è rimasto solo da comprare gli oggetti e... Detto sinceramente, mi fregano realmente poco. Ma visto che i soldi ci sono, compriamo un po' di cose. Sì. Fantastico, amico. Oh sì. Ci rimangono 26, quindi non possiamo comprare nient'altro. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola dal lunedì al venerdì alle 9 di sera. Signori, statemi bene e al prossimo episodio. Ciao!